Immaginate di avere due piastre indefinite, infinite, su cui uno, questa qua in alto, è spalmata in maniera uniforme, una densità di carica superficiale sigma 0, e sulla piastra inferiore c'è una densità sempre omogenea ma di carica negativa, però la densità di superficiale è il valore assoluto uguale, ok? Quindi fuori queste due piastre dividono lo spazio in tre volumi. I volumi esterni, diciamo, questo qua in alto, questo qua in basso, il campo elettrico è nullo, il campo elettrico c'è solo in mezzo alle piastre. È un campo elettrico uniforme, e se la piastra in alto è positiva, il campo elettrico sta scendendo, sta andando nel verso dalla piastra positiva alla piastra negativa. È un campo uniforme qua dentro, quindi sapete già un sacco di cose carine. Immaginate... Allora, c'è una particolare distribuzione di carica di cui comincerò a parlare. Cominciamo a... bene una settimana per cortesia. Si chiama un dipolo elettrico. E un dipolo elettrico è fatto da due cariche, uguali ma di segno opposto. Quindi dovete immaginare una coppia di cariche che sono sempre in qualche modo legate assieme. Potreste pensarle come all'estremità di un bastone. Uno ha una carica Q, uno ha una carica meno Q. Allora mettiamo un dipolo qua in mezzo. Un esempio di un dipolo potrebbe essere, non so, una molecola, per esempio l'acqua. In realtà ha la forma un po' della testa di topolino, c'è l'atomo di ossigeno con due orecchie che sono gli atomi di idrogeno. Però ha un dipolo elettrico, nel senso che c'è una zona della molecola dove c'è una carica negativa, e c'è una zona della molecola dove la carica è di segno opposto. Quindi si dice che questa molecola ha un dipolo elettrico. Un altro esempio è il monossido di carbonio, che è carbonio e ossigeno. Qua invece avete due molecole che individuano quindi una direzione ben definita, anche questo avrà un dipolo elettrico. Parleremo di questo più avanti, ma voglio immaginare di mettere un dipolo elettrico. Cos'è un dipolo elettrico? Sono due cariche uguali ma di segno opposto, separate nello spazio. Immaginate che la distanza tra il dipolo sia, che so, mettiamo con la lettera D, quindi la distanza tra le due cariche D, una è carica Q, l'altra carica è meno Q, e mettete un dipolo elettrico in mezzo a queste due piastre, e mettiamo, che so, altra cosa, beh, questo lo dirò, facciamolo così, facciamo che sia la carica positiva qui e la carica negativa qui, quindi questa è la carica Q, questa è la carica meno Q, e immaginate che siano separate, ripeto, tenute assieme da un bastone o da qualche meccanismo. Quindi questo oggetto si comporta, se volete, come un corpo rigido. Quindi se io metto il dipolo lì e mi chiedo che forze stanno agendo sul dipolo, allora di nuovo dovete ricordare che questo è un contesto di elettrostatico. Elettrostatico in che senso? Che le sorgenti di cariche sono distribuite su questa piastra in alto e la piastra in basso, le sorgenti negative, non si stanno muovendo, quindi creano un campo elettrico che non dipende dal tempo. Elettrostatico in questo senso. Poi voi mettete un dipolo elettrico qua dentro e quando mollate la presa lui ballerà, si muoverà. Quindi lui si muove, ma il campo delle sorgenti invece è statico. Quindi abbiamo solo la forza di Lorentz del tipo elettrico, e quindi ognuna di queste cariche, questa e questa, sentirà una forza. Visto che il campo elettrico in questo punto ha questo valore, metto in giallo, e in questo punto c'è un campo elettrico, e in questo punto c'è lo stesso campo elettrico, questa carica e questa carica sentiranno la forza di Lorentz. Essendo questa carica positiva, la forza di Lorentz avrà la stessa direzione del campo elettrico. Quindi magari disegno in rosso la forza, quindi questo sentirà una forza che è così. E questa qua invece sento la forza che ha lo stesso modulo ma in direzione opposta, perché la carica è negativa, quindi la forza ha un verso opposto al campo elettrico. Quindi se questo sente un certo numero di Newton,
questo sente un certo numero di Newton in questa direzione. Di nuovo, la freccia rossa è una forza, la freccia gialla è un campo elettrico. Quindi la freccia rossa si misura nel sistema internazionale, si misura in Newton, invece la freccia gialla nel sistema internazionale si misura in Newton su carico, su coulomb, oppure volt su metro. C'è un brusio? Chi è che parla? Quindi vedete che c'è un momento torcente su questo dipolo. Qual è il verso del momento torcente? Quindi uno fa semplicemente una cosa del genere, dice che il momento torcente, intanto qual è la direzione, facciamo così, la forza sulla carica positiva che verso ha? Sarà questo qui, quindi chiamiamo questo campo E0, Ux, ok? Quindi E0. Sulla negativa. E qual è il momento torcente da questi? Allora, se la distanza, se la distanza, la lunghezza di questo bastone che collega le due cariche A e B, allora vedete che il braccio di leva è questa distanza qua, il braccio di leva è la distanza tra l'allineazione delle forze, è questa distanza qua. E quanto è questa distanza? Fate un triangolo qui, purtroppo questa freccia gialla è proprio uguale al cateto, è una coincidenza, la freccia gialla è in volt su metro, non sono metri, sono centimetri. Invece il gesso bianco rappresenta proprio la distanza, non perdetevi un bicchiere d'acqua per precisione. E qual è questa distanza? Qual è il braccio di leva? Braccio di leva. Allora, qual è l'angolo che ci conviene usare? Ci conviene usare questo angolo qui, che è la stessa cosa di questo angolo qua. E quindi questa distanza qua è il D per il seno di questo angolo, perché è il cateto opposto all'angolo. Quindi facciamo il braccio di leva è uguale a D seno di teta, d'accordo? Quindi il momento torcente come la scrivereste? Cioè la coppia. Coppia torcente che sta agendo su questo dipolo, come la scrivereste? È verso A. Dobbiamo decidere chi è l'asse, visto che il verso di tau è perpendicolare alla lavagna, quindi se questo è l'asse X, come la mettiamo? Facciamo la X è giù, la Y è di là e la Z esce, ok? Quindi questo è l'asse Y e la Z esce. Quindi tau quanto vale? Intanto è U di Z e sarà la forza, quindi questo qua è Q, è 0 per il braccio di leva che è D, quindi abbiamo E0 per Q di seno di teta. Ok? U di Z ovviamente perché tau è un vettore. Esce. Entra nella lavagna, quindi è segno meno, d'accordo? C'è un segno meno qua. Va bene? Siamo d'accordo che entra? Va bene. Cosa succederà a questo momento, a questo dipolo elettrico? Se io lo tengo con la mano sentirò che devo applicare un momento torcente per tenerlo in equilibrio. Quando lascio la presa, cioè mollo, non applico più un momento torcente che lo tiene in equilibrio, lui non rimane più in equilibrio. Cosa fa? Sapreste scrivere l'equazione del moto? Cosa fa sto dipolo? Coraggio? Io mi devo qualcosa. Per esempio, c'è una configurazione di equilibrio, cioè c'è un'orientazione del dipolo
molto speciale, che se la mettete in quella posizione, non dovete applicare un momento torcente, e quando lasciate la presa lui sta fermo. Anzi, in realtà ci sono due posizioni molto speciali, ma una è più speciale dell'altra. Qualcuno ha letto il famoso libro La fattoria degli animali? Ogni generazione dovrebbe rileggerla. Allora, ci sono due configurazioni speciali. Una è più speciale dell'altra, perché cosa intendo? Se voi sbagliate un pochettino, lui non si allontana dalla posizione in cui avete tentato di metterla. L'altra posizione, se voi sbagliate solo per un pelo, avrete conseguenze catastrofiche. Qual è la posizione più speciale di tutti? Quando il dipolo è messo così. Quando avete la carica positiva qua, la carica negativa qui, e il dipolo orientato in questo modo. Non vi pare? Cioè, quando l'orientazione del polo è proprio nella direzione del campo elettrico. Perché dovete immaginare che questa configurazione, dove posso scrivere? Faccio qua. Rimpicciolisco gli assi. Non ho bisogno di questo spazio. Questo era la Y, giusto? E la Z esce. Se il dipolo era così, con il positivo qui e il negativo qua giù, anche in questa posizione qua, sono speciali questa e questa. Perché? Perché in quelle posizioni dove questa è perfettamente orientato nella direzione X, cioè perfettamente parallelo alla freccia gialla, questa e questa sono speciali, perché in questa configurazione la forza sulla positiva è così, la forza sulla negativa è così, qua la forza sulla positiva, mannaggia me, ho scelto una lunghezza, le faccio più piccole queste frecce, così ci capiamo, spero. Cosa hanno di speciale questi? Che il tau, il momento torcente, è nullo, giusto? Ma perché questa è catastrofica? Perché basta che voi sbagliate solo per un pochettino, è instabile, forse la parola più appropriata, questa non è configurazione stabile, questa è instabile. Perché questa è instabile? Perché se non la mettete proprio matematicamente parallelo al campo giallo, se lui è anche in maniera impercettibile, però non è proprio parallelo, ci sarà un momento torcente che lo farà accelerare angolarmente e tenderà a ribaltarsi, d'accordo? Questo invece, se non siete proprio matematicamente paralleli alla freccia gialla e siete un po' storti, ci sarà un momento torcente che vi raddrizzerà, però ci sarà un appunto, è stabile. Adesso magari cerchiamo di convincerci di questo. Quale sarebbe l'equazione del moto? L'equazione del moto sarebbe cosa? Il momento di inerzia non è MA uguale F, ma è I teta due punti uguale tau. Voglio che voi vi convinciate che il momento di inerzia, questo sarà il momento di inerzia del dipolo rispetto a quale asse? Quale sarà l'asse di rotazione? Qual è questa equazione del moto rotazionale? Sto per scrivere. Qual è l'asse? Dovete individuare l'asse di rotazione, perché questo sarà il momento di inerzia rispetto a quell'asse di rotazione. Questo sarà l'angolo posizionale, l'angolo di cui state ruotando attorno all'asse di rotazione, e questo è il momento torcente che sta agendo ovviamente lungo l'asse di rotazione. Quindi l'asse di rotazione è l'asse Z, lui sta ruotando attorno a quest'asse qua, che passa per esempio per il centro di massa. Dov'è il centro di massa? Beh, per dire dov'è il centro di massa devo dire qualcosa sulla massa di queste cariche, quindi devo dire, supponendo, facciamo questa aggiunta nell'esercizio, che non solo è un dipolo elettrico nel senso che avete due cariche opposte e separato lo spazio, ma aggiungo l'ipotesi ulteriore che questo oggetto abbia una massa M e questo abbia una massa pure M. Quindi a questo punto il centro di massa sarà proprio, cancello il disegno perché è troppo congestionato e lo rimpiazzo con uno pulito, va bene? Anzi, non ho neanche più bisogno delle piastre, che sto discutendo un campo elettrico siffatto. Quindi il campo elettrico è verso il basso,
questa è la carica, facciamo così, così è chiaro a tutti. Qua abbiamo la freccia del campo elettrico, la freccia del campo elettrico, la freccia del campo della forza, la disegno così, la freccia della forza, la disegno, questo è sbagliato, dall'altra parte, la freccia della forza è così, la freccia della forza è così. Questo rappresenta il bastone. Se questo e questo hanno la stessa massa, se hanno la stessa massa, allora il centro di massa è qui. Se hanno masse diverse, come potrebbe essere in un atomo di monossido di carbonio, avete l'atomo di carbonio, l'atomo di ossigeno, che hanno masse diverse, e la massa, il centro di massa sarà più vicino a quello che ha più massa. Quindi qua sto discutendo, qua l'ho disegnato un po' male, voglio che sia proprio al centro, ok? Se io vi chiedo cosa fa il centro di massa, cioè io tengo il bastone fermo con le mani, fermo in tutti e due i sensi, sia non sta né traslando né ruotando, lascio la presa, cosa fa il centro di massa? Il centro di massa non fa nulla, perché? Perché la forza esterna sul sistema, m, la massa del sistema per l'accelerazione del sistema, è uguale alla forza esterna. E la forza esterna, in questo caso, ovviamente questo è vettoriale, ma abbiamo capito che la direzione è questa. La forza esterna è la somma di questa freccia e questa freccia, che sono uguali e contrarie, quindi la forza esterna in questo esercizio vale 0. Dunque il centro di massa non accelera. In particolare, se era fermo all'inizio, se ha velocità iniziale 0, continuerà a mantenere la velocità zero, proprio perché non essendoci una forza non accelererà. Invece ci sarà un moto attorno al centro di massa per il fatto che abbiamo un momento torcente esterno, che è questo qui, d'accordo? Va bene? Qual è l'equazione del moto? Quindi voi avete il momento di inerzia del dipolo, teta due punti, uguale a questo qua, meno Q meno epsilon campo elettrico Q di seno di teta. Deve essere chiaro che questa equazione è lungo l'asse Z, questa equazione è perpendicolare alla lavagna, perché questo è il tau nella direzione Z, questo è l'asse perpendicolare alla lavagna e questo è l'angolo della derivata seconda dell'angolo che descrive l'orientazione del dipolo attorno all'asse di rotazione. Quindi quella è l'equazione. Ovviamente se io vi dico che questa carica qua, la massa è puntiforme e questa è la massa puntiforme, o facendo così non si vede più il simbolo della carica, se io vi dico che questa è la massa puntiforme e questa è la massa puntiforme e vi dico che la distanza è lì, allora voi dovreste essere subito in grado di dire qual è il momento di inerzia e scrivere esplicitamente l'equazione. Quindi il momento di inerzia rispetto a quest'asse che passa perpendicolare alla lavagna, quant'è? Questo è di mezzi, quindi il momento di inerzia è uguale al momento di inerzia di questo rispetto a quest'asse più il momento di inerzia di questo rispetto a quest'asse. Quindi avete due volte m per di mezzi al quadrato, e questo è uguale in questo esercizio dove le masse sono uguali. Se le masse non sono uguali, allora il centro di massa si sposta, l'asse di rotazione non sarà proprio per il centro geometrico, passerà un altro se questo è una massona e questa è una massetta, anche se questa carica meno Q e questa carica Q si formano quindi un dipolo, avendo masse diverse il centro di massa sarà qua, l'asse di rotazione sarà questa, il momento di inerzia dovete calcolarlo in maniera appropriata. Sarà la massa di questo per la distanza al quadrato più la massa di questo per la distanza al quadrato. Quello è il valore quando le masse sono uguali, chiaro? Quindi prendo questo, lo metto qua e posso anche continuare. È inutile per il momento, lasciamo l'espressione del momento di inerzia libera. Ricordiamoci che poi alla fine dell'esercizio, di questo esercizio, metteremo questa espressione. E quindi uno cosa ha qua? Meno E 0 Q di diviso il momento di inerzia del dipolo per il seno dell'angolo.
ok? Quello è la legge oraria, è l'equazione differenziale che l'angolo l'angolo seguirà nella sua evoluzione temporale. E uno dice, ok, questa è una costante, e quindi uno la teta, due punti, cioè l'accelerazione angolare uguale a meno una costante per il seno dell'angolo. Questa è un'equazione che non è lineare, però se l'angolo iniziale dalla quale voi fate partire il dipolo, cioè voi la prendete, questa era la configurazione di equilibrio stabile, perché il campo elettrico è in questa direzione. Disegno di nuovo la freccia del campo elettrico. Dov'è il gesso giallo? Ce l'ho in mano. Stamattina sono proprio... Questa è la configurazione stabile. Cioè, voi la tenete così, non applicate alcun momento torcente particolare con le vostre mani. Lasciate la presa, lui non fa nulla. Poi cosa fate? La inclinate, la portate a un certo angolo. Ok, la inclinate di un certo angolo, teta 0. Notate che per inclinarlo dovete applicare un momento torcente, e più la inclinate, più il momento torcente cambia nel tempo, cambia a seconda dell'orientazione, non nel tempo, cambia a seconda di come voi la inclinate. Poi scelto l'angolo teta 0, lasciate la presa e lui evolverà seguendo quell'equazione lì. Se l'angolo dalla quale voi la fate partire è piccola, piccola in che senso? Che il seno dell'angolo è confondibile con l'angolo misurato in gradiente, allora questa equazione si linearizza e diventa questa. Quindi questa è l'equazione approssimata, quindi che nasce da questa approssimazione. Questa è l'equazione linearizzata, che è un'approssimazione approx lineare, perché state di nuovo facendo questa cosa. Vedendo quella equazione voi capite cosa fa. Per piccoli angoli lui approssima molto un oscillatore armonico, ok? Quindi questo dipolo, quando la portate fuori dalle posizioni di equilibrio, lasciate la presa, se questo è l'oscillatore, se questo è il dipolo e il campo elettrico è lungo la verticale, per rappresentarci, se lo inclino e lascio la presa, lui farà così. Ok? È un oscillatore armonico con un periodo di oscillazione, e voi vedete quant'è il periodo di oscillazione, no? Quant'è? Quant'è? Questa roba qua, questa è l'equazione che sto considerando, eh? Questa è l'equazione linearizzata con 2z, no? Sì. Quindi questo questo mi dice che è quasi, con ottima approssimazione se l'angolo è piccolo, questo è quasi un oscillatore armonico. Oscillatore. Notate la prova quasi. A rigore non lo è, perché l'equazione precisa è questa. Questa è un'approssimazione, quindi si comporta quasi come un oscillatore armonico. E nell'approssimazione voi potete fare il vostro famoso disegno in cui l'angolo varia nel tempo a partire dall'angolo iniziale, che si spera che sia piccolo, perché questo disegno è approssimativo e avrà un comportamento che, se lo faccio partire da fermo, cos'è? È un coseno. Ricordate che la soluzione generale di questo è la somma di un coseno e di un seno. In questo esercizio, dove lo faccio partire da un angolo, da fermo, allora è di tipo coseno. Se invece era la posizione iniziale era lungo la posizione di equilibrio, ma gli dava una velocità, sarebbe stato un seno. In generale sarà la somma di un seno e un coseno. Quindi se lo facciamo partire da fermo sarà un coseno. Disegnate il coseno con il vostro classico andamento e il periodo quant'è? Il periodo è uguale a 2 pi greco fratto omega 0. E omega 0 cos'è? Omega 0 quadro è questa roba qua. Ok?
Quindi avete la radice quadrata del momento di inerzia del dipolo, che questo esercizio vale questo, diviso è Q. Quindi se voi mettete dentro questa espressione del momento di inerzia di questo dipolo qua, lascio a voi fare i conti. E cosa vedete? Avete qua, avete una distanza al quadrato, qua questa distanza, quindi mettiamo, facciamola, 2 pi greco radice di, quindi abbiamo, apparirà la m qua su, un 2 sotto, quindi ho m di diviso 2 e q, siete d'accordo? Quindi il d che è lassù si mangia questo, il 2 mi appare qua sotto, c'ho la massa ovviamente, d'accordo? Quindi questa forma vi dice che se io a parità di campo elettrico, questo è il campo elettrico, è 0 qua, è il modulo del campo elettrico in cui il dipolo è messo. Quindi se io aumento la massa di questo signore qua, di questi due, se a parità di campo elettrico è questo valore qui, che è dato dalle sorgenti. Dovete ricordare che il campo elettrico è stato determinato dalle cariche sulle piastre, Quindi a parità di campo elettrico, se voi mettete un dipolo che ha le stesse cariche Q e meno Q, ma cambiate le masse, quindi state cambiando le masse, cambierà il periodo oscillazione, no? Se aumentate la massa, il periodo aumenta. Quindi più massa hanno questo, più lento è nel suo moto oscillatorio. Se invece le masse sono piccole, più facile fare così. A parità di massa, come fate ad aumentare T? Beh, diminuite il campo, no? Se il campo elettrico è piccolo, bla bla bla. Guardate quella formula e cercate di capire cosa vi sto dicendo. Vi dice come potete variare T giocando con i parametri. Quindi a parità del dipolo, quindi non toccate né la carica Q né la massa, se voi aumentate il campo, il periodo è più piccolo, no? Se aumentate il campo, che nel denominatore, il periodo diminuisce. Quindi con un campo intenso questo dipolo sta facendo così, molto rapidamente. Difficile farlo. Se il campo è debole, allora può. D'accordo? Meditate su questo esercizio perché è un ripasso di tanta fisica, no? Questo esercizio qua copre quasi tutto il programma che ha fatto finora, no? Massa, maintenance, oscillatore armonico, un sacco di roba. Questa è una bella domanda d'orale. Tocco tutto il corso. Allora, queste sono le espansioni polari, cioè ho preso un magnete e l'ho piegato a forma di C. Ok? Allora, qua dentro vi anticipo, poi ne parleremo ancora, vi anticipo che questo è un modo sperimentale per fare una zona dove il campo B, dove il campo magnetico, quello che io chiamo campo magnetico, dove il campo B è uniforme.
e vedremo che il campo va, se io disegno e scelgo questo punto matematico, la freccia B è una freccia che va dal polo nord al polo sud, quindi in questa direzione. Quindi questo deve essere pensato come una specie di analogia della piastra, ok? Dove qua su avete Q e qua avete meno Q. C'è una certa similitudine, sono delle differenze molto importanti, però sto cercando di descrivere la situazione analoga. Questo è un campo uniforme, questo è un campo uniforme, solo che questo è un campo elettrico, questo è un campo magnetico. Ci sono delle similitudini, ma ci sono delle forti differenze. Quali sono le differenze? Non perdetele mai di vista. Allora, qua io voglio adesso immaginare di mettere una spira, diciamo una spira rettangolare, va? Allora, devo prima cercare di spiegarvelo in maniera così vedete l'immagine nella vostra testa. Questo è un rettangolo. Immaginate un pezzo di rame, un pezzo di rame che un filo di rame, un filo di rame che è piegato a forma rettangolare. Quindi questo è il vostro filo. È un filo, eh? Ok? Questo è vista dall'alto, una forma rettangolare. Quindi questo lato qua A e questo lato B sono, non è un quadrato, tanto per generalizzare un po'. Adesso questa spira io la metto qua in mezzo, quindi per quello mi serve il quaderno. Dovete immaginare quindi una spira rettangolare, la metto così. Va bene? La metto in modo che questa è la spira, visto di che fastidio. Questa è la spira, ok? State guardando, facciamo che questo, voi state guardando così, di lato. Quindi questo è il lato A e il lato B entra, chiaro? Quindi il piano della spira, la spira rettangolare individua un piano. Il piano della spira è perpendicolare al campo B. Quindi in tutti questi punti c'è un campo B che sta andando nella direzione, chiamiamola la direzione X. Quindi muovo la direzione Y di qua e la Z esce. D'accordo? X, Y, Z, sì, è X, Y. Adesso immaginate che in questo filo di rame ci sia una corrente che stia girando, perché qualcuno ha messo una batteria. Immaginate che ci sia una batteria da qualche parte. Non la voglio disegnare perché abbruttisce il disegno, ma dovete immaginare che nella spira, all'interno del rame, ci sia una corrente. Allora, forse l'ho detto, non mi ricordo più. Quando le persone hanno cominciato a studiare i campi magnetici creati dalle correnti, dopo la scoperta di Oersted, e poche settimane dopo, pochi mesi dopo, Ampère scrisse le prime leggi, i campi magnetici creati dalle correnti, la gente non conosceva, non sapeva ancora dell'esistenza dell'elettrone. L'elettrone è stato scoperto, direi, circa 70 anni dopo. L'elettrone è stato scoperto nel 1897, giù di là, non ricordo le date, non sono uno storico. Invece Ampère e Oersted stiamo parlando del 1820, quindi sono okay, un paio di generazioni come minimo. Quindi quando Oersted e Ampère formularono le loro leggi del magnetismo create da correnti elettriche, loro scelsero una convenzione del percorso della corrente, cosa loro chiamavano corrente positiva. Quando hanno scoperto poi gli elettroni è venuto fuori che in un pezzo di rame, io lo dico la sola volta, non lo dirò più, sono cose che dovreste già sapere dalle scuole superiori, però è scritto nei PowerPoint, in qualsiasi testo. Quando voi avete, che so, un polo positivo di una batteria, un polo negativo, avete il vostro filo che fa un circuito. Se questo filo è fatto di rame, allora le cariche, i portatori di cariche all'interno di metalli sono elettroni. Gli ioni positivi sono gli atomi e sono in qualche modo legati ai loro siti nel reticolo metallico. Gli elettroni sono i portatori di carica libera e sono loro a muoversi. Allora, gli elettroni
andranno dal polo negativo al polo positivo. Quella è la direzione di flusso del movimento, diciamo, degli elettroni. Ma la corrente convenzionalmente va dal polo positivo al polo negativo, perché Ampère e Oersted non sapevano dell'esistenza degli elettroni. Quindi la corrente, voi dovete ragionare per evitare di far confusione, di far finta che gli elettroni non esistano e ragionare in termini di una corrente convenzionale che va dal polo positivo della batteria al polo negativo. Ok? Quindi io non menzionerò, questo è un pezzo di rame, io non ragiono in termini di elettroni, voglio ragionare in termini di corrente convenzionale. Questo è quello che sto dicendo. Ignorate l'esistenza degli elettroni, è una finezza che dovete padroneggiare, chiaro, fa parte del sapere cos'è la corrente. Però negli esercizi voi dovete ragionare in termini di corrente convenzionale. Quindi io voglio immaginare che ci sia una corrente in termini di portatore di carica positiva, una corrente convenzionale che sta girando in questa spira. E fatemi pensare un attimo, perché voglio fare in modo che il disegno mi riesca bene, quindi devo prendere la decisione. Se il campo magnetico, adesso lo voglio ragionare a voce alta, ragiono per me stesso. Ok, io voglio che la corrente convenzionale qui stia uscendo in questa vista laterale, stia uscendo facendo così e rientrando. Quindi la corrente io disegnerò con la famosa convenzione della freccia, ricordate, con le piume. Io sto guardando di qua. Qua, qui io vedo la corrente uscirmi in faccia, quindi disegno un pull through, e qua ho la corrente che esce, disegno un po' più grande, se no questo rappresenta la spira, questa rappresenta la spira, la corrente sta uscendo di qua ed entrando di qua, quindi esce, poi fa così e si ritorna dentro, e poi del lato interno sta facendo così. Quindi se voi siete qua, state guardando la lavagna, la corrente sta facendo così. Ok? Sta facendo così la corrente. La corrente sta girando in questa vista dall'alto in modo orario. Qua, voi siete qua, questi sono i vostri occhi. Ok? Voi vedete la corrente uscire di qua ed entrare di là, va bene? Allora, qua avete portatore di carica, di nuovo è corrente convenzionale, quindi dovete pensare al portatore di carica convenzionale come positivo, non conoscete l'esistenza di elettroni. Dovete immaginare che nel pezzo di rame ci siano delle cariche positive che stanno facendo questo giro qua, quindi questa è la corrente convenzionale, quindi i portatori di carica positivi. Ok? Se io vi poi chiedo, ma per curiosità, qual è il verso del percorso, qual è la direzione della corrente, del movimento degli elettroni? Allora voi direte che è la opposta. Però ai fini dell'esercizio ragionate, questo è il portatore di carica positivo. Quindi ecco qua un bel portatore di carica positivo. Cos'è la corrente? La corrente è il flusso attraverso, chiaramente, la sezione del filo, sezione filo, della densità di corrente. Quindi qua avete dei portatori di carica positive. La densità di corrente cos'è? È la carica che è positiva, perché il portatore è positivo. Di quante ce ne sono per unità di volume? Per la velocità di deriva. E queste sono cose che voi dovete padroneggiare. Quindi questo portatore di carica, ce ne sono tantissimi, nel rame ce ne sono quasi 10 alla 23 al centimetro cubo, un casino, i portatori convenzionali. Questo è uno, e lui si sta muovendo, venendo verso di voi, ok? Sentirà che tipo di forza, sente la forza di Lorentz. Quindi questo portatore di carica che sta venendo verso di voi
ha una carica positiva convenzionale, ha una velocità che è verso di voi, e il campo magnetico, l'ho cancellato, dov'è il gesso giallo? Il campo magnetico è così, quindi questo è B. V è verso di voi, B è verso il basso, la forza è verso la vostra destra. Quindi adesso disegno con il rosso la forza che questo portatore di questo cancello sentirà, una forza che è così. Questo portatore di carica che è così, che è di qua, c'è un portatore di carica che è di là, e lui sta andando in quella direzione, la sua velocità, quella che è la velocità che deriva, si intende, della densità di corrente, il flusso della quale è la corrente, se la corrente è così, la densità di corrente è così, la velocità è così, quindi lui ha una velocità che entra, il campo magnetico è verso il basso, quindi questo portatore carica sempre una forza che è di qua. Ammesso che la velocità di deriva sia uguale dappertutto, il modulo della velocità di deriva sia uguale dappertutto, che non cambi. Quindi questo semplice esercizio sto immaginando che la densità, la velocità di deriva sia una costante in tutti i punti del circuito. Ok? Va bene, è un semplice schema. Quindi immaginiamo che il diametro del filo, il filo ha della sezione costante. Quindi questa forza avrà lo stesso modulo. Nella vista dall'alto, questa è la direzione della forza di questo portatore di carica qua. Portatore di carica, la forza è di qua, uguale. Questo portatore di carica che forza ha? Quindi guardiamo questo lato qua prima, che è quello vicino, quello della lavagna, questo sulla superficie. Un portatore che è in questo segmento sta viaggiando di là. La campo magnetico si passa e la forza è verso di voi, quindi questo portatore di carica sente una forza che è così, questo portatore di carica potete immaginare che è così. Quindi tutti i portatori di carica su questo filo sentono forze così, questi sentono forze così, questi sentono tutte forze così, quindi meccanici, cosa succede? Se voi prendete una spira e ci mettete una corrente nella spira e questa spira è all'interno del campo magnetico, state attenti, dovete, se siete dei meccanici, progettare il circuito, la bobina, la spira, per resistere a queste forze che lo vogliono deformare. Questo letteralmente vuole, la parola esplode forse eccessiva, però vedete, di qua vuole allungarsi qua. Quindi ci sono forti, fortissime forze, forti nella misura in cui la corrente è alta e il campo magnetico è alto, ma diciamo, ci sono forze che se la corrente è alta e il campo magnetico è alto potrebbero essere anche molto grandi, e voi dovete progettare la bobina in maniera che non si deformi. Dovete sapere che ci saranno queste forze di deformazione. Facciamo una breve pausa, perché cosa farà? Qual è il prossimo passo? Prenderò questa spira e lo inclino. Cosa succederà? Facciamo una breve pausa.